Ci siamo, dopo il video in cui arriviamo in Thailandia e più precisamente a Bangkok e raccontiamo le nostre prime impressioni su questa città, è uscito il video ovviamente del McDonald's e del Burger King. Ma ora, il video che mi state chiedendo ormai da 3 anni, lo street food di Bangkok. Ed in questo video vedremo 3 differenti vie iconiche per provare il meglio e anche il peggio che questa città ha da offrire. Ah sì, una piccolissima novità che mi rende molto felice. Abbiamo rinnovato e cambiato tutto il sito Okamizon rendendolo più chiaro e più piacevole da visitare. Dateci un'occhiata e fatemi sapere cosa ne pensate e ricordatevi che avete tutto in sconto del 10% col codice FOES10. Io veramente vi voglio bene perché i prodotti vi stanno piacendo tanto e continuate a riordinare. Grazie mille ed ora godetevi il video. In questo esatto momento ci troviamo nella zona di Bang Rak. Tutti questi mercatini qua, tutta questa fila è tutta mercato fake, cioè tutti orologi, occhiali, magliette, grandi marchi, tutti palesemente fake, ma proprio pesantemente. Questo posto è pieno di locali ai lati, mercato al centro e poi questa piccola parte di street food. Qui c'è proprio lo street food tipico, quello che te lo guardi e dici non lo vorrei mangiare. Sappi però che ti ho scelto per i guanti e per la mascherina. Questo qua è con beef, quindi manzo. Gavisco. Un po' piccantino e solo grasso, un tocchetto di grasso, molto spinto col peperoncino, però questa è la stessa salsa. Questi palimali di essere un assassino. No, non sono buoni. Provi. Che lei è venuto qui apposta. Siamo dei più stai andare a male. Niente di che, te lo sto dire. Il gambero molto meglio. Il gambero è buono. Ok, spizioso. Piacevole, spizioso. 2 spedite di 3 euro, non è così economico. Posso dire una cosa? Il pesce crudo lo eviterei. Posso farti una domanda? Ma quella carota? Quanto cacchio è grande? Interessante. Buono destia. Sempre polpo. Abbiamo preso per 2,50 euro il polpo con questa salsetta ambigua che noi dovremmo assaggiare per forza. Ma io te la piscerei, sei troppo piccante secondo me. E la proviamo lo stesso. Ok, ho abbondato di peperoncino, ma è una polpa, è buona, cioè in realtà è super piacevole. La mia bocca? No, non mi sento male. Dai. No, vai. Non mi sento male. Dai, no, oh, per la scienza. Madonna, fantastica. Sei piccantissima. Penso che sembra più buono, forse la salsa è più buono. Ho mangiato street food di pesce molto migliori. Tutto il posto viene visto proprio, cioè l'igiene viene a mancare, è solo quello il problema. Perché alla fin fine qualcosa di buono lo trovi anche, eh. Però è l'igiene il problema. Tipo i bottini primavera col pollo dentro. Zio, leggi qua. Smash burger. Visto cosa c'è dietro lo smash burger. Cosa c'è dietro lo smash burger? Ah, dietro lo smash c'è una discarica. E qui ho visto, fanno un secchio di roba. Ti fanno i noodles sul momento con quello che vuoi tu. Carino. Però sinceramente a me l'odore che c'era là dietro mi ha fatto un po' passare la fame. Questa la prenderei volentieri. Vabbè, questa no, fondamentalmente cosa possono sbagliare? Non lo so, ma si impegneranno per sbagliare. Oh, qui siamo a casa. Crepe con Nutella. Non è una crepe. Taglio la banana così a cacce dei cani. Poi ci mette anche poco in realtà a farla, è velocissima. Cioè lei ne farà veramente tante a sera. Chiede la cosa più buona del mondo, Nutella. Cos'è quello? Glassa di zucchero. Thank you! Bello! Sono molto indeciso se mi piacerà o no. La glassa sopra non mi ispira per niente. Cioè, non ce l'avessi vista sarebbe stata meglio. La glassa sopra non serviva. Sa solo di olio. Olio di semi girasole. E basta. Solo quello e banana. La Nutella io non riesco a sentirla. È una crepe fritta. Formaggio non si sente, piena di olio. Banana. Poi ti viene da mangiarne alta, di verità. Sì, ma sa di tutto e niente. Senti più o meno tutto quello che ci ha messo, ma non senti bene niente perché è troppo olio. Comunque, Pat Pong Night Market è il posto dove siamo venuti noi qui a mangiare. E per ora direi approvato. Qualcosa più buono, qualcosa meno. Ci siamo, l'altra sera era solo un piccolo riscaldamento su quello che sarà questo video. In questo momento ci troviamo a Khao San Road,
la famosissima via di Bangkok, quella dove vedete in tutti i video sia lo street food sia tutti i vari ladyboy che vedete in tutti i documentari e tutti i video di Bangkok. Questa è la via principale, qui c'è tutto, dal degrado, perché l'altra sera ci chiedevano di giocare a ping pong, ma non ci dilungheremo a spiegare che cosa sono le partite di ping pong qui. Chissà, è una brutta persona, ammettiamo questo. O semplicemente si è informato. Allora, in questo momento qui c'è tutto. Qui possiamo bere e mangiare, a ripetizione. Fra? Frate? E c'è il portafoglio. Ha detto per fare foto sono 20 centesimi. Quello lì era lo stand con scorpioni, vermi. Posso dire, per fare una foto 25 centesimi mi sembra esagerato. Però sono molto spaventato dal fatto che dovremmo mangiare gli scorpioni oggi. E pure i serpenti. I don't know if I like. Serpenti, tarantole e scorpioni. Later. No, però la tarantola no, te lo dico, No. La tarantola no. Ma una bella cena al 7-Eleven non ti piace? Sì, andiamo al 7-Eleven. Allora io ho un problema. Io sono schifettoso su queste cose. In più so che finiremo con la dissenteria. Palese. Vediamo che c'è. Qua non è che devi strillare di più. Non lo so, fra. Non so se mi convince. Dovremmo farti male? Dai. Questo lì l'ho già mangiato in Africa. Breve, lei passa la serata a tagliuzzare. Lo tagliuzza e fa gli spiedini. Abbiamo preso il nostro spiedino. Non riesco a sentire nemmeno la mia voce. Ogni volta che dobbiamo mangiare qualcosa dobbiamo tornare all'inizio via. Eh sì, ti scoppiano le orecchie, certo. Mamma mia. Secondo me sa di pollo. Io ho già mangiato il coccodrillo in Africa. Sa di pollo, ma con la consistenza del pesce. Vai, assaggio, vai. Non sa né di pollo e non c'ha manco la consistenza del pesce. Questo è il coccodrillo thailandese, è un po' diverso. Però non è male, È la salsa zuccherata che è buona, fratello. Tipo il manzo che è andato troppo di cottura, è tutto gommoso. Sì, un manzo un po' andato di cottura. Sì. Sì, che la salsa è buona, è tutto zucchero sta cosa, Ora abbiamo iniziato, andiamo avanti e prima o poi troveremo il coraggio di mangiare uno scorpione. Più poi che prima. Ma che è, oh? Questo è tipo il bagger di Bangkok. Ah, secchio. Come sono molesti però, carica. Comunque posso dire che non mi sento a mio agio? Nemmeno io, vorrei essere a casa a vedere i video di Surri. È tutto forchesto qua perché sento che da un momento all'altro mi deruberanno. Però quanti massaggiatori! Mi sento più sicuro a farmi massaggiare davanti a tutti che dentro un negozio. Cioè, noi stiamo perdendo tempo girando solamente perché non ci va di mangiare quello, è vero? Intendi quella roba lì? Proprio quella roba lì. Cioè, non so a te, ma a me non va. Ma te non ce la posso fare, te lo giuro. Ma contro tutto quello che piace a me. Cioè, la roba normale non la fanno, raga. Mamma mia, raga, che sudava passarla in mezzo. Sembra che ci stesse poi turbato un secondo all'altro. Con le mani perennemente in tasca per non farmi togliere anche solo il telefono. Cioè io non riesco proprio a concepire l'idea di mangiarmi uno scorpione, una tarantola, bagarozzi. Ce la faccio, fratello. Allora fra, io te lo dico, la tarantola non me la collo. Manco le blatte e manco le mille piaghe. Mi dispiace, il video è tuo, se te lo mangia. Te lo voglio tanto bene, ma vuoi tantissimo, ma non ce la posso fare. Poi ti ho portato in Thailandia apposta. Non per la tarantola, non per la blatte e non per il mille piaghe. Io non sapevo manco che stavo andando in Thailandia. La vedo difficile, raga. La vedo molto difficile. Se te vuoi accollare lo scorpione, un mozzio glielo tiro per il content. Basta. Quindi stiamo andando via, devi decidere. No, cioè, io sto cammina più... perso l'uscita. Ma più andiamo là e più prima cosa di prendere un taxi per andare via, ma non andare a piedi. O se lo mangiamo o se lo mangiamo. Hai fatto tutta sta scena? La copertina, sì, tutto quello che ti pare. E non ci stiamo a quello dello scorpione. Ci stiamo andando? O è sì o è no? Anche perché io non voglio rimanere un altro minuto qua, nel senso. È proprio tipo per, ok, guagliamo e damose. In 5 minuti siamo in taxi, tra 10 minuti siamo a casa a dormire. Vorrei, ma non lo farò. Frate, chiudi gli occhi e tiri un mozzico solo alla chiela, tipo. No, fra, è scrocchiante, non può esserci niente dentro una chiela. Non è una blatta, cioè non fa... No, fra, non lo fa. È dentro una chiela. Ma la chiela me la collo. Ci penso 2 secondi e ti aggiorno. Dimmi cosa ne pensi sul mangiare scorpioni e tarantole. Scorpioni, ti mangio le chele, le tarantole, le zampe. E non il culo da tarantola, il culo no, non so cosa succede nel culo, sono troppa polpa. E i bagarozzi? Secondo me non ne vale la pena per un video su YouTube perché alla gente fa schifo e queste cose non le vuole vedere. Secondo me le vuole proprio vedere, non vuole soffrire lei ma vuole che te soffri. È vero. Come fare, Gio? Come fare? Cioè io non sono di quelle persone che per YouTube, ok, lo faccio per il no. Però è giusto venire in Thailandia e di tornare dicendo l'ho fatto. Ma non lo farei, cioè io ho proprio la fobia di queste cose. Cioè tipo il serpente da vivo è la cosa che mi fa più paura. La tarantola da morta. Io non ho idea di come possa reagire perché ho paura di vomitare.
Io ho la fobia del vomito, ricordo. Io te l'ho detto. Un morso ogni cosa. Un morsetto, piccolo a tutte e tre. Perché Francesco Ziri ci ha costretto a farlo. Ha detto che se non lo facciamo non c'è più amico. È lì, eh. Ho un mozzico, un mozzico, un mozzico. Non solo un mozzico. Smollo. Ale, cuoce. Ah, lo fa fritto. Lo fa fritto. Cioè, sta rifriggendo. Meglio, meglio. Prendi più quella senza peli possibile, fra. Hai preso quella più pelosa, complimenti. No, non è vero. Sì, 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 ti giuro. How much? 800, affacciano cazzo. Sì. 20 euro. Bello il serpentino fritto. Adesso la toglie. Di mangia pezzi. Vabbè, te posso dire. Quello è quello che mi mette meno paura. È vero. Che sembra carne, tipo coccodrillo, no? Però io nel dubbio mi mangia la coda. Quello mi mangia la chela. Quello c'ha ancora i peli? Soia. Perché lo spruzza? Che gli ha messo? Soia. Sì, sì, nascondi. Thank you Thank so you. Much. Oh, non vedevo l'ora. Scorpione, guarda che testina. Rani, frate, come fai a mangiartela? Guarda quanto è peloso, frate. Io non lo so, frate, guarda la faccia, i peli, non lo so. Guarda, il serpente. È quello meno problematico. Se è un'anguilla, fra. È un'anguilla, esatto. Allora, iniziamo dal serpente. Un mozzico è tutto finito. Io lo faccio, ma dopo voi andate al link Okamizon, qua sotto in descrizione, e comprate qualcosa col codice FOIS10. San secchio di roba, san secchio di prodotti, andate a vedere. Ma sono meritato, eh. Lo faccio. Vai, il controllo rovescia. 3. Mi guardo due. Tutte le idee. 1. Vai. Mozzica. È duro. Com'è che fai? Non fai il morso alla foist adesso? Com'è? Ah, questo è buono. Ok. Ma è durissimo, è solo ossa. Non ho trovato la ciccia. Ridagli un altro morso. Com'è? La carne è quasi piacevole, molto speziata. La spezia sopra è carina, ma mangiare di meglio. Tocca a te, serpente. Non è male. Te posso dire, se non fosse complicato da mangiare me lo mangerei. Però è buono. Questo è quello facile, fra. Hai preso il ragno. Hai preso il ragno. È un gracchio. Secondo me guarda è più difficile questo che lo scorpione. Sta che lì, sta zampetta. Quanto può essere male. Comunque il serpente c'ha un retrogusto che non mi sta a piacere. Dopo entriamo da qualche parte e prendiamo l'acqua. Voglio un litro d'acqua per pulirmi la bocca, per favore. Giovanni, morde. Non si fa cagare. No, ingoia. Giù a mamma. Che schifo. Ah! No, frate, che è? Che è sto retrogusto? Se lo scorpione sa così, vomito tutti i vomiti, non faccio, lo dico. Alzate tutte le zampe, io l'ho mangiato bene, eh. Beh, di più, guarda quell'altra. E l'ho attaccata. È avanzata una, vai, forza. I peli, 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 peli. Ah! È un micato peloso. È un micato peloso. Centrale così diretti se ti mangi, dai, morsata dal culo. Se sei un uomo lo fai. Se sei un uomo mangi l'altra metà. E tu intanto mangi la tua metà, vai. Oddio. Ma lo volevo mangiare, però! Oh, bene. Dai! Lo volevo! Cos'è successo? Ho messo in bocca e ho sentito un qualcosa di strano. Tipo? Non lo so, tipo che era mollo, fra, non si morde, cioè non era fritto. L'ultimo. Ti posso dire? Tu mangi la chela, io la coda. No, posso dire una cosa? Io comunque ho avuto il coraggio di mettermi quella cosa in bocca, Cioè, un decimo di secondo. Però l'ho messa in bocca. No, tu non hai capito. Cioè, se non avesse squisciato. Io ti giuro, io, guarda, oh, cioè non è cattiveria, ma se squiscia io non ce la faccio. Non riesco a respirare, ma non riesco. Mi ha graffiato. Com'è? Non c'è carne. Perfetto. C'è niente, fa cagare. Mai come la tarantola. La tarantola la facevo schifo. Mamma mia, frate. Vai, frate. Tutto, tutto intero. Sì. Se sei un uomo tutto intero. Fa schifo forte, eh. Andiamo. Ciao, ci vediamo domani, al prossimo video, perché beh. Perché è schifo, che schifo, che schifo, che schifo. Che forte, eh? Che schifo, che schifo. Acqua, per favore, acqua, per favore. Acqua e andiamo a mangiare qualcosa. Ma dobbiamo mordere la. Allora, dai un morso qua tu e poi continuo la coda, dai. Che dov'è il veleno poi tra parentesi, quindi potremmo tranquillamente morire ora. Oh, stupido uomo, lo dici. Basta così, raga, basta così. Terza sera di street food, da qui inizia Chinatown. Ce ne hanno parlato benissimo di questa via. Ci hanno detto godetevi lo street food e tutto quello che c'è da andare ad offrire. Andiamo, non sappiamo nulla. Cioè tipo così, appena entrati. Questa è stata una guida Michelin. Che ne pensi? Patongo. Patongo è famoso. C'ha Patongo Crisp Pork. Vabbè, tutta roba fritta.
un impasto cinese, tipo le nostre pastelle fritte, lo fanno con un po' di roba, quindi... Caramello? Caramello. Vado. Ce l'hai 50? 1,20€. Oh cazzo, quanto brucia. Beh, sono carini, eh. Beh, sono un bel ammasso di fritto. Secondo te è buono? Come fa a essere non buono? È fritto e col caramello. Non riesco a capire come fa a essere così buono. Fra, come potrebbe essere sbagliato? Pastella, fritta e col caramello. Allora ci assaggiare e tu mi direi, ok, come fa a essere così buono? Vabbè, il coraggio di dire che è solo grazie al fritto. È fritto molto bene. No, è buonissimo. Quelli che facciamo noi in pizzeria con l'impasto della pizza sono meno buoni. Cioè, com'è possibile questa cosa? Arrivano tutti i commenti, non toccare l'impasto della pizza, Ma fa botte? Cioè, non so come siano fatti, qual è la loro storia. Sta proprio all'inizio di Chinatown. Bellissimo, buonissimo, top, 1,10€. Ma dato che siamo a Chinatown, qui ci fanno i ravioli sulla strada. Fanno i ravioli alla griglia. Chiamo i ravioli. Chicken! Ma sono fritti? No, fried. Basta fritto, già ho preso il primo d'olio poco fa. Ti è bruciato? Ah, mi spieghi come fanno uno stionarsi? Fra, è tutto depilato. Si è depilato con le fiamme. È forte però, eh. Come ha fatto? L'hai visto? Zio l'ha fatto così e l'ha ripreso da dietro. Raga, ma quanta roba c'è di street food, è infinito. Confronto a Khao San Road, quella di ieri sera, è molto più tranquillo da vivere anche, è molto più bello stare qua. Non mi sento come se stessi per derubarmi da un momento all'altro. Che fanno qua? Credo sia un enorme bun, pane, panino ripieno di Nutella. Ci stanno un secchio di cose, guarda qua. Quello è burro d'arachidi. Stavo per ingrassare. È un bel flauto con gli steroidi. Sono tipo i paninetti dei White Castle. Speriamo più buoni. Che è sta cosa? Tipo burro d'arachidi? No. Con nocciole, questa è che la cioccolata. Io provo. È duro qua, è bello tostato. Sotto è morbido. Eccola, che bello che sei. Buona? La cioccolata è merda. Sì? Tipo la scrausa quando non vuoi spendere i soldi per la cioccolata vera. E che ti aspettavi in mezzo alla strada a Bangkok? Sai quanto costa? 50 centesimi. Uno. Che cioè... te potevi aspettare? Le noci invece, le nocciole, è spaziale, non è burro d'arachidi. Sono salato. Ma salato buono? Sì, allora io adesso vorrei tu assaggiarsi dalle mie mani. Molto complicato. Allora, via questo. No papà. Subito la nocciola, vai. Ok, devo passare la doccia adesso. Sì. La nocciola è fantastica. Sì. Ok, vi siete persi gli ultimi, penso abbondanti 10 minuti. Ci siamo cominciati a lavare le mani, la faccia, perché era diventata una cosa allucinante. Io penso di non essermi mai sporcato così tanto in vita mia. Cioè, col fritto di prima e questo, posso dire, un po' mastuccato. Mi è rimasto qua, Cioè, se dobbiamo mangiare salato, perché io veramente so, ce l'ho qua adesso. Con questa via è gigantesca e piena di cibo. È incredibile. Che qui non c'è proprio assaggiare tutto, non ti bastano 4 stomaci e almeno 4 gabinetti. Se pesci così in mezzo alla strada ti non mi ispira, no, non ti ispira, non vorrei passare domani al bagno. Guarda la porchetta alla riccia, fra, questi ne fanno dei spedini, ne fanno, questi sono quelli di prima però al vapore, mi piacciono, questa è la roba salata che volevo. Forti? In Italy we say a faccero cazzo. E mo se lo mangiamo. È tanto spicy. Un po' cipolloso per la cipolla fritta, ma è buono, guarda, via qua, che te in bocca, via. Vai, via qua, papà. Tutto in bocca, vai. Buono. Dicevo, ok, buono, ma quei paninetti mi hanno completamente stuccato. Cioè non riesco a mangiare altro, però sto proprio male. Ah, ok, eravamo solo all'inizio. C'è ancora tanto da vedere. Madonna, quanto è grande sto posto, raga. Ok, ho visto il cibo e non mi è venuto proprio da mangiarlo. Sono pieno. Cioè proprio che non riesco più a mangiare. Quel paninetto mi ha ucciso. Non è che avevamo mangiato tanto prima, Allora, questo era probabilmente il video più richiesto. Abbiamo visitato 3 diverse zone dello street food a Bangkok: Pat Pong Night Market, Khao San Road e Chinatown. Che se vedete sono i 3 posti iconici dove andare a fare le serate street food. C'è vita fino alle 2 di notte, c'è sempre gente qua. Dopo le 6 di pomeriggio è sempre pieno. In questo momento abbiamo mangiato qualcosa di sbagliato, perché qualcosa con la cioccolata mi sta mandando al bagno proprio pesantemente, unito al pesce, alle cose.
insomma è un casino stasera. Comunque raga, vi ricordo che abbiamo fatto un restyling e reso più comodo e performante il sito Camizon. Sarà molto più piacevole da visitare e più facile acquistare. Date un'occhiata nel link qua sotto in descrizione e ricordatevi che avete il codice FOIS10 per un 10% di sconto su tutto il sito. Io spero vivamente che questa avventura in Thailandia vi stia piacendo, soprattutto insieme al buon Leonardo. Sto ingrassando a stare con te. Io vi saluto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao raga!